Ora si registrerà la conferenza. Segretario, deve accendere il microfono. Devi accendere il microfono, Giulio. Allora, procediamo all'appello. Calisti. Presente. Pallotta. Assente. Brullini. Presente. Guerrini. Presente. Cruciani. Presente. Marcucci. Presente. Benedetti. Presente. Di Marcantonio. Assente. Senti. Natali. Assente. Capocci. Presente. Cianca. Presente. Bene, 8 presenti, 3 assenti, c'è il numero legale. Prego, sindaco. Ecco qua. Quindi possiamo iniziare con il primo punto all'ordine del giorno, lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente. Prego il segretario di esporre il verbale della seduta precedente. Dunque, seduta del 30 settembre 2020, prima proposta all'ordine del giorno, lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti, seduta del 2 luglio 2020 e seduta del 18 luglio 2020. Seconda proposta all'ordine del giorno, ratifica deliberazione assunta dalla Giunta Comunale per motivi di urgenza in data 27 agosto 2020, atto numero 99. Determinazioni. Terzo punto. Ratifica deliberazione assunta dalla Giunta Comunale per motivi di urgenza in data 14 settembre 2020. Atto numero 108. Determinazioni. Quarto punto. Scioglimento della convenzione di segreteria tra i comuni di Campello sul Criturno, Scheggia e Fascilupo, Sellano. Quinto. Costituzione della convenzione di segreteria tra i comuni di Gualdo Cattaneo, Campello sul Criturno e Sellano. Sesto punto all'ordine del giorno, regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e delle erogazioni liberali a favore del comune di Campello sul Criturno. Settimo punto, regolamento Tari, approvazione. Ottavo. Approvazione per presa d'atto del PEF, Piano Economico Finanziario Tari 2020 e approvazione tariffe. Nono punto, regolamento IMU approvazione. Decimo punto, approvazione aliquote IMU anno 2020. Undicesimo. Comunicazioni del sindaco. Infine, il dodicesimo punto riguardava il conferimento, riconoscimento a persona che ha dato lustro al comune di Campello sul Criturno. Prego, sindaco, se vuole mettere Bene. ai voti la Chi è proposta. favorevole? Sì. Chi è favorevole all'approvazione? Chi è contrario? Astenuti? Nessun contrario, due astenuti. Possiamo procedere?
Prego, sindaco, avanti pure. Dunque, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Ratifica deliberazione assunta dalla giunta comunale per motivi d'urgenza in data 27/10/2020. Determinazioni. Questa è una ratifica di una delibera di giunta che riguarda la partecipazione ad un bando con l'Unione dei Comuni, è un bando che riguarda il turismo. E quindi è solo una ratifica per la partecipazione a questo bando, dove il Comune di Campello fa da capofila. Quindi non so se l'assessore Grullini, che ha seguito meglio di tutti la questione, vuole dare qualche delucidazione. Sì, allora questo bando è nato appunto, come ricordava il sindaco, in seno all'Unione dei Comuni. C'era questa opportunità di alcuni bandi regionali che erano stati emessi appunto dalla giunta regionale per la promozione dei territori e del turismo. Era un bando in cui appunto veniva dato un grande valore alla cooperazione fra territori. E in seno all'Unione dei Comuni è nata questa idea, diciamo, di raggrupparsi in due gruppi in maniera strategica che ricordassero un po' quello che è il nome poi della nostra Unione dei Comuni, quindi da una parte le terre dell'olio e dall'altra quelle del Sagrantino, del vino, per poi mettere insieme appunto queste forze. Quindi con due raggruppamenti composti da quattro comuni ciascuno, uno in cui è capofila Campello, e in cui ci sono appunto anche Trevi, Castelritaldi e Massa Martana, un raggruppamento che puntasse più sulla promozione dell'olio. Dall'altra parte c'è il raggruppamento in cui capofila è Giano dell'Umbria e ha con sé anche i comuni di Montefalco, Gualdo Cattaneo e Bevagna. È un raggruppamento che punta più alla promozione del vino. Questi progetti sono stati finanziati dalla regione, ogni progetto vale all'incirca 80.000 euro, sono progetti di miglioramento anche dei servizi a favore dei turisti, quindi verrà creata una guida online accessibile, anche una guida cartacea, verrà creata tutta una cartellonistica, una sentieristica su questi temi che poi unirà insieme tutti i nostri territori. Quindi stiamo cercando di mettere insieme questi due progetti proprio per intrecciarli come due pezzi di un puzzle, farli, insomma, andarli ad incastrare uno con l'altro. La parte di cofinanziamento prevista da questi bandi, che era prevista nel bando regionale, è stata coperta con l'avanzo di amministrazione dell'Unione dei Comuni, che andrà appunto a coprire quelli che sono gli investimenti effettivamente, quindi tutta la cartellonistica, il miglioramento della sentieristica verrà effettuato con la parte di cofinanziamento che ha aggiunto l'Unione dei Comuni. Tutto qua. Credo che sia stata abbastanza chiara. In effetti, come impegno di spesa per andare in soldoni, per noi è poco, perché c'è un contributo dell'Unione dei Comuni pari a 5.000 euro, una compartecipazione di ogni comune che è pari a circa 4.000 euro, ma è data soprattutto da personale coinvolto in questa operazione, utilizzo degli spazi e immobili del patrimonio comunale. Quindi non c'è una, c'è solo 100 euro, vedo qui, dal prospetto che si evince poi dalla delibera che è a disposizione, che vengono presi dai fonti di bilancio, quindi è un impegno esiguo da parte delle casse comunali. Ecco. Quindi direi che se è tutto chiaro possiamo passare a votare questa delibera. O c'è qualcuno che vuole dire qualcosa? No, vedo di no, quindi io proporrei la votazione. Chi è d'accordo? Chi è contrario?
Astenuti? Sono due astenuti, nessun contrario e sei favorevoli. Sì. Bene, c'è anche l'immediata esecutività. E l'immediata esecutività, chi è d'accordo? Contrari? Nessuno. Astenuti? Due. Stesso esito della votazione precedente. Quindi direi di passare al terzo punto, salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020. Queste sono delle incombenze che in questo periodo dell'anno sono degli obblighi sugli equilibri di bilancio. E prego il dottor Tocchio se può illustrarci, perché si tratta solo di questioni tecniche relative al bilancio. Si tratta in questa parte del bilancio, quest'anno spostato per via del Covid al 30 novembre, se no è la scadenza. Non si sente. Luca Tocchio deve accendere i microfoni. Sì, buonasera a tutti. Scusa, si sente lì. Si tratta della delibera, rimbomba da fastidio, si tratta della delibera di approvazione della salvaguardia degli equilibri che quest'anno è stata per via del Covid, è stata spostata al 30 novembre, altrimenti la scadenza era il 30 luglio, il 31 luglio. Quest'anno, come tutti gli anni, però a questa delibera di salvaguardia si associa la delibera di assestamento di bilancio, che è l'ultima variazione che può essere effettuata prima della fine dell'esercizio. Nel mese di dicembre può essere effettuato soltanto storni dal fondo di riserve o di riserva o variazioni del PEG. La salvaguardia degli equilibri è stabilita dall'articolo 193 del TUEL che stabilisce quali sono gli elementi che il Consiglio Comunale in questa fase deve andare a controllare, a verificare. Le verifiche riguardano sia i residui, la competenza, i debiti fuori bilancio e la cassa in particolare. Gli equilibri della gestione dei residui riparte praticamente dal 1 gennaio, quando sono stati ripresi i residui attivi e passivi che sono stati approvati con il rendiconto dell'esercizio 2019. Il totale dei residui attivi e passivi erano rispettivamente 3.779 e 2.214. L'11 giorno in cui abbiamo fatto la verifica risultavano riscossi residui attivi per un importo di 869.000 circa, di cui 511.000 riscossi sulle entrate correnti, per una percentuale del 27,8%, che è migliore rispetto alla percentuale dell'anno scorso. Poi sono stati pagati residui passivi per un importo di 1.292.000, di cui 835.000 euro sulle spese correnti, per una percentuale del 64,69%, per cui l'indicatore di smaltimento dei residui passivi può essere giudicato positivo, comunque con un trend positivo rispetto agli anni precedenti. Anche la previsione di competenza è in equilibrio rispetto al bilancio di previsione, e le variazioni che sono state poi assunte nei mesi successivi all'approvazione del bilancio stesso. Le voci di entrata in particolari più importanti, quest'anno bisogna considerare i contributi che ha dato lo Stato per sopperire ai fondi venuti meno, che si prevede vengano meno per via dell'emergenza Covid. Sono state, già ne avevamo visto nelle variazioni precedenti, sono state scritte in bilancio minori entrate di IMU, TASI, degli affitti commerciali da parte del comune, che
questa, una parte di questi fondi trovano una compensazione col cosiddetto fondone, il fondo dello Stato che lo Stato ha dato quest'anno agli enti, per un totale più o meno per noi poco più circa 137.000 euro, 137.100, che vanno a sopperire alle mancate entrate o le maggiori spese che ha avuto il comune, poi vanno poi certificati il prossimo anno. La cassa quest'anno al 19 novembre ammontava a 213.382,30, era una cassa positiva perché in quel momento il comune non faceva ricorso all'anticipazione di tesoreria. Sono stati giudicati il fondo 3 di dubbia esigibilità a rendiconto e quello in previsione sono stati confermati, dicevo, nel livello che era stato previsto a previsione e sul rendiconto. Inoltre è stato verificato che non esistono debiti fuori bilancio, che le spese del personale in sede di assestamento ammontano a 591.230 e quindi rispettano i limiti previsti dall'attuale normativa e quindi in sostanzialmente, come hanno anche certificato i revisori con il parere che è stato protocollato, messo al protocollo e giunto nei tempi previsti il 27/11/2012, libri vengono, diciamo, il consiglio è chiamato a verificare che esistono gli equilibri di bilancio. Su questo poi viene associata una variazione che in questa fase finale dell'esercizio è necessaria per poter finanziare i principali servizi comunali, una verifica che tiene conto in particolare, come abbiamo visto, degli aggiustamenti anche contabili per il fondo sperimentale di riequilibrio, che è stato diminuito della somma prevista per il fondone e poi ridistribuito in vari capitoli di bilancio. Poi c'è stato il rimborso degli enti, è stato il progetto Umbria Vera che abbiamo visto prima nella ratifica, è stato di nuovo movimentato perché ci sono state delle novità legislative, il bando è stato modificato in modo tale che, nel senso che i comuni che partecipano anticipano i fondi all'ente, a questo ente, a noi e al comune di Campello, che poi dovrà fare i rendiconti, per cui c'è un 43.000 euro in più sia per l'entrata che per l'uscita, che non incide sul bilancio. Altri aggiustamenti riguardano il personale. In questa fase dell'esercizio il personale è stato adeguato nei capitoli riguardanti i vari servizi e poi ci sono stati degli aggiustamenti per quanto concerne i servizi tecnici. L'ufficio tecnico che ha richiesto alcune piccole, non rilevanti modifiche a alcuni capitoli di bilancio, è stato impinguato il fondo di riserva ordinario per 19.000 euro per far fronte alle eventuali esigenze che dovessero verificarsi in questo ultimo mese, nel mese di dicembre del 2020. Ho concluso, se ci sono delle domande, dei quesiti. Grazie Luca per l'esposizione, se c'è qualche domanda, qualche chiarimento. Se no, come avete visto, sono solo questioni puramente tecniche, no? E quindi c'è la verifica da parte dei revisori dei conti. Quindi se c'è qualche chiarimento, se no andrei avanti per la votazione. Bene, non c'è nessuno. Io direi quindi chi è d'accordo. Contrari? Astenuti? Due astenuti e sei contrari, nessuno, e sei favorevoli. Anche l'immediata esecutività, credo. Chi è d'accordo? Contrari, nessuno, quindi astenuti?
Due astenuti, lo stesso risultato di quello precedente. Bene, passerei al quarto punto. Adozione bilancio consuntivo d'esercizio, contabilità economico patrimoniale esercizio, facoltà da parte degli enti locali. Questa è una, questo riguarda la facoltà che hanno gli enti locali, quindi i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, di rinunciare a fare praticamente il bilancio consolidato, quindi con le partecipate. Noi in effetti abbiamo una solo partecipata per una piccola quota che è la VUS, e come lo scorso anno, anche quest'anno ci avvaliamo di questa facoltà e rinunciamo a fare il bilancio consolidato, perché sarebbe solo una complicazione nella nostra contabilità. Quindi è solo una deliberazione che, diciamo così, segue quella dello scorso anno. Ecco, dobbiamo farla tutti gli anni questa rinuncia. Non so se è chiaro, se c'è bisogno di qualche altra spiegazione, faccio intervenire Luca che ci aiuta, sicuramente ne sa più di me, di aspetti tecnici. Oppure, se va bene per tutti, andiamo avanti per la votazione. Bene, direi di andare avanti. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Due astenuti. Anche qui ci vuole l'immediata esecutività, Giulio? Mi sembra di sì. Luca, se controlli sulla delibera, per favore. Non ho sentito. Credo di sì, se controlla Luca sulla delibera, per sicurezza. Non si sente, Giulio? Adesso no, era colpa mia, scusate, avevo abbassato il volume, era colpa mia. Quindi per l'immediata esecutività, chi è d'accordo? Contrari, quindi nessuno. Due astenuti? Due. Bene, passiamo all'ultimo punto, comunicazioni del sindaco. Allora, io devo fare una comunicazione tecnica praticamente, e si comunica che la giunta comunale con delibera 117 del 1 ottobre 2020 ha stabilito il prelievo dal fondo di riserva del bilancio comunale del corrente anno 2020 con proposta di variazione numero 9 del 1 ottobre 2020 da utilizzare per il finanziamento della spesa per l'affidamento della progettazione di bandi pubblici, così come di seguito specificata. Il totale che è stato, dove abbiamo attinto per il fondo di riserva di cassa, è di 12.400 euro, così ripartito: 9.400 euro per progettazione, direzione lavori, perizie, collaudi, corrispettivi e prestazioni professionali, e altri 3.000, di 9.400 euro, altri 3.000 euro spese per la manutenzione delle strade e piazze comunali. Questa è una semplice comunicazione, non c'è nessun bisogno di votazione, è solo una comunicazione dovuta al Consiglio Comunale. Quindi non c'è bisogno di votazione, niente, è solo una comunicazione. Altre comunicazioni? Se c'è qualcuno che vuole intervenire su questo. Il sindaco non ha spiegato dove avete attinto, o forse il collegamento, l'audio non era. È possibile, lo ripeto, abbiamo attinto dal fondo di riserva di cassa, cioè a bilancio abbiamo un fondo di riserva che dobbiamo tenere per le urgenze, diciamo così. Quindi a bilancio non avevamo capitoli dove potevamo attingere liberamente. Per far fronte abbiamo dovuto sistemare, fare delle manutenzioni delle strade, e non avevamo capitoli disponibili, e allora, dato che stavamo a fine anno, abbiamo ritenuto opportuno attingere al fondo di riserva.
per rimpinguare, diciamo così, i capitoli necessari dove poter attingere poi per fare queste spese di manutenzione. È un po' questo il... Quali strade avete destinato a manutenzione o avete già fatto? No, quello sono state, praticamente l'abbiamo fatto in questi giorni, sono state alcune strade, una... Quali? Io non mi ricordo la via adesso, verso Ravale, non mi ricordo il nome della via, mi dovete scusare, ma se Sergio Guerrini può aiutarmi in questo, dato che non c'è Antonello. Ma, sì, vabbè, il numero delle vie, cioè il nome delle vie, comunque è quel tratto di strada che va verso il frantoio dei Gradassi, che era una strada che erano molto... Come? Via Virgilio, via Virgilio. Che comunque erano anni che non veniva più fatta manutenzione, per cui c'era bisogno di un'asfaltatura. Poi una parte invece, poco prima, c'è la strada che praticamente dal bivio che porta al frantoio Gradassi va verso il Ravale, è un altro tratto lì, anche quello era stato tralasciato da asfaltature precedenti, abbiamo pensato di completarla. E questo per quanto riguarda la bitumatura. Poi per quanto riguarda invece le strade bianche, abbiamo fatto manutenzione su la strada, quella che da Santa Maria porta verso Campello Alto, lì abbiamo fatto dei riporti di terra, perché diciamo si erano create delle grosse voragini con l'acqua, e abbiamo sistemato quella, perché in questo periodo poi era stata chiesta dalle persone che lo utilizzavano per la raccolta delle olive. Un'altra strada è stata quella di collegamento che esce, diciamo, lungo Viale Trento e Trieste, lungo diciamo la strada che porta verso casa di Oliva, che poi esce a Ravale, anche quella è una strada bianca, anche quella abbiamo fatto dei riporti sempre di terra per poterla sistemare, e mi sembra che siano queste le opere che sono state fatte, no, senza mi sembra, sono queste qui che le opere sono state fatte per la sistemazione delle strade. Vabbè, comunque non conosce bene le vie, ma ne prendiamo atto. Ma lei specialmente che frequenta spesso la montagna, la strada è quella che da La Spina porta a Pettino, avete qualche idea, qualcosa, perché lì è proprio impraticabile, cioè avete fatto delle opere di bitumatura su alcune realtà, non so con quale criterio, perché questo voi siete maggioranza, voi siete giunta, voi siete amministrazione, che criteri avete adottato? Però quelle frazioni montane sono state abbandonate proprio a sé, e poi mi sembra che lei, consigliere Guerrini, è un assiduo frequentatore di quelle zone, da quello allora, che mi è stato detto da alcuni cittadini, per cui dovrebbe essere a conoscenza, no? Che ne pensa in merito? Che possiamo pensare di dare, dato che lei è deputato alla gestione di queste strade montane, e è lei, diciamo, l'interlocutore con la montagna? Che risposta diamo a questi cittadini delle nostre realtà montane? Tempi, non le solite. Io gli posso dare. Che strada non è? Sì, io gli posso dare a livello. Allora, io posso dare a livello di consiglio comunale questi dati, queste pensieri che ci abbiamo, questi progetti che ci abbiamo. Allora, la strada di collegamento tra Pettino e La Spina è opera di una richiesta che abbiamo fatto, di un bando che abbiamo presentato. Stiamo aspettando se riesce poi a entrare in graduatoria, perché la prima domanda che avevamo già fatta non è rientrata in graduatoria, per cui non è stata fatta. Devo dire pure che quella strada... Dica ai cittadini per quale motivo non è rientrata in graduatoria, per cortesia, perché se ci stanno sentendo... Non è andata in graduatoria semplicemente perché c'ha pochissime utenze, purtroppo. Siccome queste strade hanno dei punteggi in base alle utenze, cioè in base alle persone che utilizzano quella strada, e purtroppo lì le utenze sono poche, c'ha avuto poco punteggio, per cui non è rientrata in graduatoria. Però c'è da dire questo, che quella strada è stata comunque oggetto, e abbiamo speso anche, purtroppo forse abbiamo fatto un lavoro, non lo so, forse non giusto, non è, però
avevamo fatto manutenzione noi su quella strada, è vero che abbiamo infatti a regola d'arte, consigliere Guerrini. Esatto. A regola d'arte, infatti, probabilmente se non riusciremo a rientrare in questo bando neanche questa volta, faremo una sistemazione di quella strada, penso in maniera più migliore di quella che è stata fatta adesso. Quindi faremo probabilmente quelle grosse voragini che si sono create, probabilmente le chiuderemo con un sistema diverso da quello che abbiamo adottato adesso. Speriamo comunque che rientri nel bando, quindi se rientra nel bando faremo il lavoro proprio completo di tutta la strada. Quale sarebbe il sistema, se lei è un tecnico più o meno? Quelle buche probabilmente le abbiamo valutate male, ma non c'è niente di strano, perché comunque facendo le cose si può sbagliare. E probabilmente tutte quelle buche dovranno essere, se poi il bando non riesce a entrare, verranno chiuse con del cemento. In quel caso, in quel momento, a quel punto sicuramente non si riapriranno più quelle voragini che adesso ci stanno. Va bene, aspettiamo sue notizie, più che altro per i soggetti che abitano in quelle realtà anche disagiate. Hanno perfettamente ragione. Se posso intervenire, quello che dice Stefano Sanca è giustissimo. Il problema di dare priorità ad altre strade rispetto ad altre, nel caso specifico, è che gli interventi fatti in quei tratti di strada che abbiamo detto prima, via Virgilio e la via che va verso Ravale, che da via Virgilio va verso Ravale, erano interventi di piccola entità, no? Di poche migliaia di euro, mentre invece gli interventi da fare per la strada, nello specifico la strada che va da Pettino alla Spina, sono interventi molto 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 più consistenti, e lì dobbiamo cercare di trovare le risorse giuste. Quindi è una strada tra quelle che abbiamo messo nei piani di investimento per il prossimo triennio. La previsione è di metterci mano il prossimo, nel 2021, se guardate il piano dei lavori pubblici, il piano triennale dei lavori pubblici, c'è inserita anche quella strada. Ne abbiamo parlato, non mi ricordo se era lo scorso consiglio comunale, dell'argomento dei lavori pubblici, non nello specifico di questa strada. Quindi l'abbiamo messa in previsione, perché quello che dice Stefano ha pienamente ragione. Però nel caso specifico non potevamo fare interventi in strade come quella. C'è un'altra strada che è quella del Diano, c'è un'altra che è quella dell'Acera, che stanno in condizioni pietose anche quelle, ma lì tutti gli anni anche per quelle strade spendiamo dei soldi, ma sono dei soldi, non voglio dire che sono buttati, ma quasi, perché bisogna fare degli interventi più radicali, dove c'è bisogno di più risorse. Le stiamo cercando, nel caso specifico dell'Acera già ci sono, quindi credo che in primavera prossima potremo fare un intervento, cercheremo di farlo nel 2021 anche per la strada che va da Pettino alla Spina. Lì però dobbiamo trovare migliori risorse, ecco, perché non sono interventi che possiamo fare con 3.000-4.000 euro come gli interventi fatti nelle strade, nei tratti di strada che dicevamo in precedenza. Quindi questa è un po' la motivazione, ma quello che dice Stefano Cianca è verissimo, lo sappiamo, e cercheremo di fare il possibile per far fronte a queste cose. Su questo non c'è dubbio, sono pienamente d'accordo con quello che dice il consigliere Cianca. Mi permetta, sindaco, ma allora capisco che ci sono dei tempi tecnici, ma se deve rammentare che se vengono fatte delle azioni per anche un singolo cittadino, non sono mai soldi buttati, sono soldi magari o quelli dall'Acera, che quello se vi aggiustiamo la strada a voi lo facciamo malamente, però sono soldi buttati via. Beh, penso che non sia un'espressione. No, allora mi scusi, una considerazione, mi scusi, ma un pensiero a voce alta, sindaco.
No, no, mi scusi, ma sono stato frainteso. Io confermo quello che ho detto, nel senso, io ho detto che non che sono stati buttati via, ma fare degli interventi a spot, come è stato fatto tutti gli anni, per attappare quattro buche con della breccia, e poi alla prima piovuta questa breccia va via e il risultato è quello di prima. Ecco perché dicevo, è come se uno butta i soldi. Ma questo non significa che gli interventi non vengano fatti. Li abbiamo fatti, li abbiamo fatti anche quest'anno, questi piccoli interventi. Però ci siamo resi conto che dobbiamo fare degli interventi più radicali, proprio per evitare di buttare via soldi pubblici. Era questo il senso del mio discorso. Quindi è vero quello che dice lei, che anche un singolo cittadino è importante, ci mancherebbe altro. Su questo sono pienamente d'accordo. È chiaro che le difficoltà ci sono, i tempi spesso sono anche troppo lunghi, cercheremo di far fronte nel migliore dei modi. L'abbiamo messo in previsione per il prossimo anno, quei tratti di strada che dicevamo prima, a parte quello della Spina, ma c'è anche Agliano e Lacer, oltre a quello. Quindi speriamo di riuscirci nel prossimo anno, trovando le risorse adatte. Sì, per carità, questi sono palliativi, ma che a volte purtroppo possono in qualche maniera garantire una percorribilità delle l'abbiamo strutture. L'abbiamo fatto, non nel tratto della spina, non l'abbiamo fatto, Acera e Agliano. A volte c'è bisogno di fare delle scelte e dare delle priorità. Potremmo aver anche sbagliato, per carità, io non dico di no, però questo è quanto, non ho nessun problema ad ammettere quello che succede, insomma, questo è. Che poi si potrebbero fare scelte diverse, per carità, lo capisco, e questo è però. Direi di andare avanti. Altre comunicazioni? Dal momento che voi amministrate, le scelte sono le vostre, vi assumete tutte le responsabilità. Questo è ovvio, non c'è il dubbio che sulle scelte uno si assume le responsabilità delle scelte che fa, ci mancherebbe altro, siamo qui apposta, non c'è nessun problema su questo. Quindi io direi, se altre comunicazioni, non ho comunicazioni importanti da fare, se non quella che la situazione data dal Covid la conoscete tutti. Noi oggi purtroppo nella seconda ondata abbiamo dovuto registrare parecchi contagi nel nostro territorio, siamo arrivati a 43 mi sembra, 42, 43 contagi totali. Abbiamo 26 guariti, purtroppo c'è stato un decesso, purtroppo, come sicuramente sapete tutti quanti. E adesso, ad oggi, a questa mattina, i contagiati sono 15 persone contagiate, di cui una persona è ricoverata in ospedale, purtroppo è ricoverata in terapia intensiva. Non è molto grave da quello che mi dicono, però è necessario che stia in terapia intensiva. Gli altri, per fortuna, sono tutte persone o asintomatiche o con sintomi leggeri. Io mi auguro che presto possano tornare ad uscire di casa. C'è stato un problema nella scuola di Pissignano, non so se lo sapete, con una docente che è risultata positiva. Quindi è stato necessario mettere in quarantena la prima classe di Pissignano e la quinta. In questi giorni ancora sono in quarantena. Non sappiamo purtroppo se la ASL riesce a fare i tamponi ai bambini. Era nelle loro intenzioni, qui noi non possiamo intervenire. Sappiamo che la ASL, soprattutto questa di Spoleto, dove noi facciamo riferimento, è oberata di lavoro. Io adesso non lo so se riescono a farlo
io ho paura che non credo che riescano a farlo, però per contro c'è che non abbiamo notizia di nessun bambino che abbia manifestato sintomi, sono tenuti sotto controllo dalla ASL, che abbiano manifestato sintomi per il Covid, quindi questo mi lascia ben sperare che la prossima settimana dovrebbero chiudere, finire la quarantena. Probabilmente rientreranno in classe senza nessuna conseguenza, quindi questo è una, speriamo che sia così, ecco. No. Quindi ecco, cerchiamo di andare avanti giorno per giorno monitorando la situazione. Ripeto, per fortuna i 15 che ci sono, a parte la persona che è ricoverata in ospedale, sono tutti con sintomi lievi o addirittura nulli, quindi andiamo avanti così, speriamo che la tendenza alla diminuzione continui per venire fuori prima possibile da questa cosa. Altre comunicazioni? Ecco, io volevo dirvi che stiamo lavorando con tutto il personale dell'ufficio tecnico e gli operai, che io ringrazio anche pubblicamente per la buona volontà che ci stanno mettendo, perché abbiamo come obiettivo che a gennaio, DPCM permettendo, perché qui è tutto in forse, ma io spero proprio di sì, quando si tornerà a scuola anche la seconda e la terza media, a gennaio le medie passeranno all'ex Ipsia, quindi in questi giorni stanno lavorando per spostare la biblioteca e finire, quindi fare una pulizia generale di tutte le aule, per far sì che durante il periodo delle vacanze di Natale si spostano gli arredi della scuola, così che dal 7 gennaio o dal giorno che sarà possibile le medie staranno giù all'istituto all'ex Ipsia, mentre qui andranno avanti le elementari. La ditta è stata selezionata la ditta per eseguire i lavori alla scuola media ed elementare qui alla Bianca. La previsione è di iniziare a gennaio o inizio febbraio. Adesso l'ufficio tecnico insieme al COC che stanno facendo le verifiche del caso della ditta che si è aggiudicato l'appalto. E quindi le elementari rimarranno qui, useranno dei moduli prefabbricati che verranno installati, speriamo di farcela per gennaio, dentro gennaio verranno installati nel cortile, quindi si usufruirà di questi moduli più della mensa che delle medie che non viene usata per fare la lezione alle 5 classi delle scuole elementari, di modo che la ditta che si è aggiudicata i lavori possa lavorare in tranquillità e fare al più presto possibile, ecco, per restituire la scuola agli alunni. Quindi è un po' questo, ecco, in questi giorni ci stiamo dedicando fortemente allo spostamento soprattutto della biblioteca, è quello che ci sta, che i libri sono tanti, stiamo impacchettando e portando via, e dobbiamo portare via poi gli arredi. La biblioteca verrà messa provvisoriamente, a me piacerebbe che fosse anche una cosa poi definitiva, poi vedremo, a Palazzo Casagrande nel piano nobile. Abbiamo preso tre stanze, due più grandi e una un pochino più piccolina, che sono comunicanti, quindi dove c'è spazio sufficiente per tutta la biblioteca. Anzi, abbiamo anche un po' di spazio in più di quello che occupava, se parliamo di metri quadri, di quella che occupava attualmente la biblioteca. Quindi in questi giorni verrà fatto lo spostamento tout court, poi sistemeremo bene la biblioteca in un secondo tempo. Per adesso le biblioteche devono essere chiuse, quindi però la prima cosa, la cosa più urgente, è spostare la scuola e permettere ai bambini di poter cominciare a gennaio, sperando che sia possibile, le lezioni in presenza. Quindi questo è quanto, ecco, le comunicazioni, quelle più importanti che mi premeva di fare erano queste qui.
Sindaco, cioè... adesso ha risvegliato un dubbio, no? Menzionando Palazzo Casagrande, a che associazione è stata data la possibilità in affitto di una stanza, di una parte di Palazzo Casagrande? Se mi può dire qualcosa in merito, grazie, sarei estremamente sì, è stata data, c'era stata una richiesta da parte di un'associazione che fa yoga, e quindi è stata data la possibilità di usare quella stanza per fare delle lezioni di yoga. Attualmente non viene usata perché non si possono, non, cioè le cose in presenza non si possono fare, però è stata data a questa associazione. Chi ne fa parte questa associazione, sindaco, che fa yoga? Ma questa associazione che fa yoga, mia figlia è una dei soci, il presidente è un'altra persona che adesso onestamente non mi ricordo neanche il nome. Quindi l'associazione ha preso in uso con un contratto, ha preso in uso questa, come tante altre associazioni. Ha fatto un contratto. Cosa? Quindi il sindaco che ha fatto un contratto con un'associazione. No, non è corretto. No, aspetta. Allora, se ti di meglio, aspetta. Per cortesia, perché mi ha menzionato. La stoppo subito, perché non è così. Il sindaco non ha fatto niente, è stato la giunta comunale, tra l'altro io neanche c'ero in quella giunta, che ha aderito a una richiesta fatta da un'associazione. Punto. Questo è successo. Se ha bisogno di altre indicazioni, faccia una richiesta scritta e al prossimo consiglio comunale ne parleremo con più precisione. Anzi, perfetto. Questa è una... Mi faccia finire. Questo è una raccomandazione. È una raccomandazione che io vorrei fare a tutti quanti. Cioè, quando c'è qualcosa che legittimamente qualsiasi consigliere vuole chiedere spiegazioni di qualche atto che è stato fatto, di qualsiasi cosa viene fatto dalla giunta comunale o no. Io il suggerimento che do è di fare una richiesta scritta, no? Di modo che fa un'interrogazione, una richiesta scritta, di modo che ci dà l'opportunità a me come sindaco o agli assessori di competenza di poter rispondere in maniera chiara ed esaustiva a tutte quante le richieste. Perché per certi argomenti a volte, no? Non possiamo dare magari risposte precise. Quindi, per il bene di tutti, per la trasparenza e per la chiarezza, io suggerisco, come d'altra parte dicono i regolamenti, no? Se c'è qualcosa che, qualche dubbio, qualche chiarimento, che qualsiasi consigliere, maggioranza o non maggioranza, maggioranza o minoranza, non è importante, siamo tutti consiglieri allo stesso livello, però io vorrei fare questa raccomandazione, ma proprio per avere la possibilità di dare delle risposte chiare, trasparenti e esaustive. Questo è quanto. Un consiglio comunale, una delle cose che si fa è il dibattito. No, adesso lei ha sollevato una cosa. Ascolti, consigliere Cianca, un conto è il dibattito, possiamo dibattere tutto quello che vogliamo, ma se vengono chieste delle cose specifiche, no? Per chiarezza e per correttezza, è bene che lo sappiamo prima, ci si documenta, di modo che possiamo essere chiari, espliciti, circostanziati nella risposta che si deve dare. Tra l'altro, questo qui non è una mia volontà o un mio pezzo, ma guardiamo i regolamenti, il regolamento parla chiaro. In Consiglio Comunale si parla di quello che sta all'ordine del giorno. Se ci sono richieste o interrogazioni, vengono affrontate come richieste e interrogazioni, però devono essere fatte nei tempi e nei modi dovuti. Questo è il regolamento, non me lo invento io. Assolutamente, questa qui faceva parte di un argomento che non ho detto niente.
sulle sue comunicazioni, non è che abbiamo fatto qualcosa. Sì, allora aspetti, c'è anche allora vorrei chiarire. Mi dispiace che non abbia avuto la formalità dell'atto, cosa che sicuro sarà assolutamente fatta. Ascolti, voglio chiarire un'altra cosa che lei ha sottolineato adesso. Lei ha detto che stiamo parlando nelle comunicazioni del sindaco. Appunto, sono comunicazioni del sindaco, non sono, e non è altro, è il sindaco che ritiene opportuno comunicare alcune cose. Punto. Se ci sono altre richieste che devono essere fonte di dibattito o di chiarimento, devono essere fatte nei modi e nei tempi dovuti. Io dico solo questo. Poi, se nel dibattito io posso rispondere perché ho l'argomento in mano e posso essere chiaro, l'ho fatto sempre e rispondo. In altre occasioni, ripeto, per maggiore chiarezza e maggiore trasparenza, è bene che vengano fatte le cose nei tempi e nei modi dovuti. Ho chiesto solo questo. Poi io rispondo sempre quando mi si chiede qualcosa. Posso? Grazie. No, volevo in riferimento a questo, altrimenti farò una richiesta scritta chiedendo un'interrogazione tra virgolette formale, come se il consiglio non lo fosse già di per sé. Allora, io ho letto la delibera di giunta inerente del 15 ottobre, inerente al progetto di fattibilità relativo alla creazione di spazi all'interno della riqualificazione urbana dell'area giardini pubblici. Non so se mi sapete dare delle risposte in merito a questo, cioè o meglio, dei chiarimenti rispetto al progetto che c'è intenzione di fare, oppure... Allora, io sì, ti posso rispondere in maniera molto vaga, però, perché bisognerebbe spiegare bene il progetto. C'era l'opportunità di partecipare ad un bando per la, se non ricordo male, era rigenerazione urbana. Abbiamo pensato di partecipare con un progetto per la riqualificazione dei giardini, dove possiamo creare degli spazi anche per i giovani, spazi che vorremmo destinare alla lettura, a una piccola biblioteca, e spazi anche di aggregazione per i giovani. Questo è quello che c'è nel progetto. È molto vago, ripeto. Non ho capito, scusami. Perdonami, l'ho interrotto. Figurati. No, quindi in sostanza i giardini in qualche modo, non lo so, perché se ci facciamo la biblioteca, se ci facciamo qualcos'altro, i giardini in sostanza spariranno, perché... No, che spariscono. Che spariscono. No, non spariscono assolutamente, non spariscono. Assolutamente ridotti, ma anche perché io so che una stanza a Palazzo Casagrande non è stata riservata a centro giovanile o qualcosa del genere, o comunque era stato non è stato riservato niente, è un'idea che abbiamo per riservare uno spazio lì a Palazzo Casagrande. Vi dico anche qual era lo spazio dell'idea, che ne abbiamo parlato con l'assistente sociale, però ancora non è stato definito niente. Sarebbe lo spazio che era la ex limonaia, che ha anche un accesso anche nella parte del giardino del Palazzo Casagrande. Però è solo un'idea. Ci piaceva l'idea invece dei giardini pubblici, nel senso che allora non si riduce lo spazio che verrà preso, non è molto, è un angoletto dei giardini, ma io, se volete, possiamo fare un incontro qui appena sarà possibile farlo in presenza e vediamo anche il progetto definitivo, e sì, tra l'altro ancora il progetto definitivo non c'è stato presentato. Riguarderà un angolo
un angolo dei giardini, un angolo, diciamo così, verso la piazza, verso il comune, l'angolo che dà verso la piazza, dove c'è la fontana. Lì si creeranno degli spazi anche coperti, per dare anche più vita ai giardini, per cercare di tenerli anche meglio e farli vivere di più alla gente e soprattutto ai giovani. L'intenzione sarebbe questa, non sarebbe, è questa, no? Se volete il progetto definitivo possiamo guardarlo insieme, basta metterci d'accordo e possiamo vederlo. Per me va benissimo guardarlo. No, basta, mettiamoci d'accordo e io mi sento con l'architetto che sta facendo il progetto, che l'ha fatto praticamente, e poi ci incontriamo qui in sala consigliare, lo vediamo. Quindi possiamo vedere anche altri aspetti più nel dettaglio, ecco, perché così spiegarlo così senza niente in mano diventa anche difficile spiegarlo e farsi capire. Va benissimo, grazie. Però l'intenzione, adesso al di là dell'aspetto puramente tecnico, l'intenzione nostra era quella di dar vita, di dare maggior vita alla piazza e ai giardini, per farli vivere di più e dare anche l'opportunità, quando è più vissuto, anche di tenerli meglio, se fosse possibile. Ecco. L'intenzione è questa. Ok, grazie. Di nulla. Se non c'è altro, io direi che possiamo chiudere. Possiamo. Ringrazio tutti per la partecipazione e credo che, non so se prima della fine dell'anno riusciamo a fare un altro consiglio comunale, quindi ecco, prima di Natale sicuramente dovremmo fare un altro consiglio, quindi gli auguri di buon Natale ce li faremo la prossima volta. Quindi buonasera a tutti e grazie di aver partecipato. Grazie. Arrivederci. 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 Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Vogliamo Fabiana, sì.